Montepulciano è uno di quelli, ma soprattutto la cucina, per cui quando penso all'Abruzzo, la prima cosa che mi viene in mente, che mi è venuta in mente, è stata la chitarra per fare gli spaghetti, la pasta, che poi non so davvero dove sia l'origine, se c'è un paese, una cittadina o specifica che ha dato i natali a questo attrezzo, però che è un attrezzo che si trova quasi tutto il mondo. Spesso ci sono colleghi stranieri che vengono qui a chiedermi dove trovo la chitarra, adesso la fanno dappertutto, per cui il problema, diciamo, sussiste di meno. Però una volta era molto difficile da trovare ed era uno forse dei piatti o chiamiamolo dei nomi più associati all'Abruzzo per quanto riguarda la mia esperienza. Poi ovviamente c'è tutta una parte che è legata a quella che è, diciamo, i sapori della cucina dell'Abruzzo, che secondo me sono belli tosti, molto carichi, penso a tutte le frattaglie che io adoro, e lì i ricordi sono vari, perché comunque se andiamo su in montagna cambiano, se andiamo giù verso il mare si modificano tantissimo, non sembrano quasi nemmeno parenti a volte. Però quello che li accomuna è comunque questa grande forza della cucina, grande sostanza. Una cosa che mi ricordo, che tra l'altro si faceva in questo periodo, e che mi sono ricordato, a Chieti, facevano questo piatto che era un maltagliato con una pasta di semola fatta a mano, e poi veniva saltato con questa pasta di peperone. Che non ho ben capito come la facessero, però credo che fosse dei peperoni messi via, schiacciati e ridotti in pasta. Sembra quasi una paprika, quasi una pasta. Veniva saltata con questa paprika e poi c'era pancetta e salsiccia, che insomma, voglio dire, tra una e l'altra ce n'era. La ventricina. E questo era un piatto che io ho mangiato a Carnevale, che era un periodo di carnevale, e me lo ricordo perché quello che mi aveva appassionato di più non era tanto, diciamo, la pasta o il condimento, ma era la lavorazione del peperone che veniva fatta precedentemente, messa via per poi utilizzarla in inverno. Per cui c'è tutta una cultura legata, molto bella, legata comunque a sapori molto forti, molto decisi, che poi ti rimandano al vino. Io parlavo prima col presidente, che è una degustazione di vini in un ristorante. C'erano dei vini francesi e vini italiani. C'era un bianco che ha vinto nella selezione dei vini bianchi ed era un bianco italiano ed era un Trebbiano d'Abruzzo molto vecchio e aveva battuto nell'ordine un, credo se non ricordo male, un Bataro e un Pouligny. Poi magari non erano perfetti, però sta di fatto che 8 su 10 avevano detto che quello era il miglior vino e tra l'altro di questi credo più della metà pensava fosse francese, per cui grande stupore e poi tutti a chiedere dov'era il Trebbiano, da dove veniva, dov'è. Per cui insomma, soprattutto quando si parla di contesti internazionali, non è facile dare un volto e a un luogo e a una regione così, diciamo, che non è la Toscana, che non è il Piemonte, dove conoscono anche i sassi ormai. L'Abruzzo però possiede queste due perle, secondo me, oltre a tutto il resto degli altri vitigni minori, ma che sono buonissimi, che proprio fanno la differenza, la fanno verso l'alto, cioè non tanto nel prezzo, ma in quanto nella qualità e nell'invecchiamento, che io è la cosa che adoro di più nei vini. Grazie a voi.